Ciao, qui è Alessandro Bentivoglio e in questo video ti voglio parlare di come è fatto un funnel, come funziona, come è strutturato e ti mostrerò degli esempi pratici, concreti, di vita reale. Perché, come abbiamo visto, come ti ho spiegato in altri video, creare un funnel è fondamentale per due motivi. Uno, per spiegare agli utenti che arrivano sul nostro funnel perché devono comprare i nostri prodotti o servizi e quindi comunicare ai diversi livelli di consapevolezza, e due, per generare lead, che è la linfa vitale, creare un flusso costante di nuovi lead all'interno del nostro business che poi trasformeremo in clienti. Ma andiamo subito a schermo e vediamo come funziona un funnel. Allora, ti mostro due versioni, la versione lunga e la versione breve. Partiamo dalla versione breve. Allora, innanzitutto opt-in cosa significa? Opt-in è proprio l'azione di lasciare l'indirizzo email per entrare all'interno del funnel e ricevere qualcosa in cambio, ok? Quindi, quando parliamo di opt-in funnel è perché è un funnel che utilizziamo per raccogliere i dati degli utenti, a partire dall'indirizzo email, numero di telefono, nome e cognome. Ora, come funziona il funnel? Normalmente partiamo da quello che è il traffico, cioè prima di tutto abbiamo bisogno di andare a prendere le persone dove si trovano, quindi fondamentalmente utilizziamo i social media, utilizziamo fonti di traffico come la ricerca su Google, oppure la nostra lista, i contatti personali, lista email che già abbiamo, per portare le persone, per portare traffico su quella che è la nostra opt-in page. Quindi la prima pagina è la pagina di raccolta delle informazioni degli utenti, dove noi li incuriosiamo, e quindi c'è uno schema preciso di come strutturare l'opt-in page, e chiaramente gli diciamo che se vogliono ottenere maggiori informazioni, vogliono ottenere quel bonus, quello che noi abbiamo da dargli, quel qualcosa di gratuito che abbiamo da dargli, e richiediamo chiaramente l'inserimento dei loro dati. Questa cosa gratuita che noi gli diamo si chiama lead magnet. È un po' come, diciamo, un qualcosa che un magnete, no? Che serve per generare lead. Ecco la traduzione, diciamo, in italiano. Quindi atterriamo dal traffico, atterriamo sulla nostra opt-in page, quindi la prima pagina dove raccogliamo i dati. A questo punto abbiamo un lead, ok? Cosa succede? Due cose. Questo utente arriva su una thank you page, quindi su una pagina dove gli diciamo grazie per aver scaricato la guida, riceverai la guida per email oppure riceverai una telefonata e così via, e automaticamente questa persona entra all'interno della nostra lista contatti. Quindi stiamo generando lead, ok? Abbiamo generato un lead. A questo punto dobbiamo iniziare, diciamo, impostare quella che è l'automazione email e mandargli delle sequenze email, delle mail in sequenza che gli ricorderanno tutti i vari motivi per cui dovrebbero contattarci, entrare in contatto con noi, comprare i nostri prodotti e servizi, gli racconteremo la nostra storia e così via. Poi chiaramente c'è uno script preciso anche da seguire sulle email, ok? Nel frattempo quello che possiamo fare è chiamare queste persone, quindi abbiamo i dati, quindi ti invito a chiedere sempre il numero di telefono quando fai una pagina di opt-in, diciamo, quindi quando fai fare opt-in alle persone, in modo tale che comunque puoi chiamarli, perché magari la conversione tramite le mail richiede più tempo, ma per entrare in contatto diretto con queste persone puoi immediatamente chiamare e dirgli ciao, ti voglio dare il benvenuto, ho visto che hai scaricato la nostra guida e volevo conoscerti. Ok, questo è un po'. Poi c'è la versione lunga del funnel, ok? Dell'opt-in funnel. Quindi partiamo sempre dal traffico. La pagina di opt-in è sempre la stessa, quindi generiamo un lead. Possiamo scegliere se chiamarlo subito oppure aspettare. Nel frattempo questo lead entra nel nostro database, nella nostra lista di contatti ai quali invieremo delle mail. Ma anziché mandarlo, cosa cambia rispetto a alla versione breve? Che anziché mandarlo direttamente sulla thank you page dove gli diciamo grazie per aver scaricato la nostra guida, lo portiamo su una pagina valore, ok? Una pagina più lunga dove, se vogliamo, possiamo inserire un video e quindi costruire un video, oppure possiamo comunicare semplicemente tramite del testo e quindi seguendo quelli che sono i vari livelli di consapevolezza che bisogna utilizzare su chiaramente una pagina valore, e alla fine di questa pagina valore, quindi chiaramente dove abbiamo raccontato meglio un po' tutto quello che è la nostra storia, il motivo per cui dovrebbero comprare da noi, come possiamo aiutarli a risolvere meglio il problema che hanno,
Bene, alla fine metteremo un form per inviare una richiesta di contatto o richiedere una consulenza gratuita nel caso di servizio o passare direttamente all'acquisto di un prodotto nel caso in cui vogliamo vendere direttamente un prodotto. Ricordati che i prodotti che possiamo vendere online devono avere un ticket basso, ok? Quindi sotto i 200 euro. Da 200 euro in su comunque dobbiamo fare una vendita telefonica, ma anche diciamo sui 200 euro comunque io preferisco sempre gestire il contatto telefonicamente. Però che succede? Che possiamo scegliere di fare la telefonata a seguito di questa seconda richiesta da parte dell'utente, oppure possiamo decidere di chiamarlo subito. Normalmente in una fase iniziale, se ti trovi appunto in una fase iniziale del funnel, quello che è il mio suggerimento è chiamare i lead appena entrano, ok? Gli dai un po' di tempo, gli dai qualche ora, gli dai un giorno, ma poi li chiami, gli dai subito il benvenuto, perché è molto importante per te capire chi c'è dall'altra parte del funnel ed entrarci in contatto subito telefonicamente. In una seconda fase, quando vedrai che magari entrano tanti lead, allora puoi decidere di chiamarli, di chiamare solo quelli che hanno inviato effettivamente una richiesta. Quando invia la richiesta, a questo punto finisce sulla thank you page. Ma andiamo subito a vedere in pratica due esempi di funnel. Una versione, ti faccio vedere una versione breve e una versione lunga. Ok, allora questa è la versione breve, quindi 9 errori da evitare in caso di infortunio stradale grave o anche mortale. Che succede? Che questa è una versione breve del funnel, ma nella pagina di opt-in abbiamo utilizzato più informazioni, abbiamo voluto mettere più informazioni prima di fargli fare opt-in, ok? Quindi anche qui poi abbiamo la possibilità di fare degli split test. Torno velocemente sullo schema di prima, nel senso che possiamo duplicare la pagina di opt-in e quindi avere due varianti diverse di pagina opt-in e fare un test A-B per vedere quale delle due pagine converte meglio, ok? Dopodiché torniamo sulla nostra opt-in page, quindi la persona può cliccare per inserire i propri dati e scaricare l'ebook gratuito. In questo caso diciamo non c'è un pop-up, quindi scrolliamo in basso per richiedere le informazioni degli utenti, compiliamo il modulo e una volta compilato il modulo atterriamo sulla thank you page. Quindi su questa pagina vediamo: grazie per aver scaricato la guida, ti abbiamo inviato un'email con l'ebook allegato. Per qualsiasi domanda o dubbio puoi contattarci, questi sono i nostri recapiti, o puoi visitare anche il nostro sito web. Fine, funnel corto ci serve per generare lead in modo diciamo rapido, nel senso che in questo modo possiamo velocemente tirar fuori un funnel e iniziare a generare lead. A quel punto i lead verranno chiamati e vedremo l'interesse, vedremo il funzionamento del funnel rispetto al target che vogliamo raggiungere. Andiamo a vedere la versione lunga invece del funnel e arriviamo su questa pagina. Allora, questo è un funnel dedicato ai centri estetici, quindi diciamo B2B, dove vediamo una opt-in breve, ok? Quindi chiaramente diciamo attenzione centro estetico, scopri la nuova tecnologia. Okay, dimagrimento estetico ad alto rendimento. Quindi qua su questa pagina mettiamo quello che è il nostro posizionamento, mettiamo quello che è il messaggio che vogliamo dare in maniera chiara al nostro target. Poi volendo si può aggiungere una testimonianza, sempre diciamo molto utile comunque dare una riprova sociale in questa fase, soprattutto se stiamo attirando nuovi contatti, e clicchiamo su scarica la brochure. A questo punto si aprirà un pop-up dove inseriamo i nostri dati e clicchiamo su scarica la brochure per andare sulla seconda pagina. In questo caso abbiamo una pagina di valore, ok? Dove abbiamo un video che spiega come funziona, diciamo, la metodologia, quello che è il nostro prodotto o servizio, raccontiamo qualcosa riguardo l'azienda, diamo un po' di numeri, affrontiamo quelle che sono delle potenziali obiezioni che potrebbe avere il nostro utente. E mettiamo anche delle testimonianze, ok? A questo punto, andando avanti, alla fine troviamo di nuovo quello che è il modulo per inviare la richiesta. Ok, a questo punto possiamo inviare una richiesta completa. Che succede? Che ovviamente io qui in alto posso scaricare la brochure, quindi cliccando
vado direttamente sul PDF della brochure, oltre ad avergliela inviata via email, oppure posso scegliere di inviarla solo via email senza darla qui. Ma la cosa importante è che poi alla fine le persone più interessate cliccheranno qui, quindi noi avremo due tipologie di lead: un lead che ha solo scaricato il PDF ma non ha compilato il modulo, e un lead che ha compilato il modulo per ricevere maggiori informazioni. Questi sono i primi contatti che andremo a chiamare al telefono, perché queste sono persone molto calde che hanno letto, diciamo, hanno acquisito maggiori informazioni su quello che è la nostra soluzione e hanno richiesto maggiori informazioni, quindi sono molto caldi per essere contattati. Ok, queste sono le due tipologie di funnel. Diciamo, è una tipologia, è un funnel opt-in, ma hai due versioni, la versione breve e la versione lunga. Questo è il primo funnel da cui devi partire se vuoi iniziare a generare lead. Ricordati che generare contatti per la tua azienda è l'elemento chiave, è la linfa vitale, è la benzina, l'ossigeno per generare vendite. E questa è la prima cosa che devi fare per far crescere la tua azienda, per aumentare il fatturato e le vendite. Quindi, se vuoi acquisire le competenze per costruire il tuo funnel e iniziare a generare lead e non sei ancora iscritto al percorso The Funnel System, ti invito a cliccare sul link che trovi qui sotto per iscriverti subito gratuitamente al percorso The Funnel System e imparare a costruire il tuo funnel e a generare lead interessati ad acquistare i tuoi prodotti o servizi.